Ale, 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 oh. Beh ragazzi, quest'anno veramente la vogliamo la Serie A, grazie. Bari si tinge di biancorosso, la città si prepara con trepidazione alla finale playoff di B, domenica contro il Cagliari, nella speranza di ritrovare la Serie A dopo 12 anni. L'ultimo campionato disputato dai Galletti nella massima serie risale infatti alla stagione 2010-2011, mentre l'ultima festa promozione è datata a 2009, quando con Antonio Conte in panchina Bari esplose di gioia. L'attesa dei tifosi in queste ore è spasmodica, la città ci crede e non vede l'ora di festeggiare l'impresa. Come si vive l'attesa? L'attesa è talmente forte per questa partita di domani sera perché alla fine ci stiamo credendo fino alla fine. La mia sensazione è che il Bari quest'anno ce la potrebbe fare ad andare in Serie A, però deve mettercela tutta, soprattutto avendo il calore dei tifosi con i 60.000 che abbiamo domani allo stadio. Siamo tutti in ansia, vedo comunque la città che è preparata incrociando le dita alla futura Serie A e siamo tutti contenti, ansiosi e speranzosi, diciamo. Qual è l'attesa che si sta vivendo in città? E bisogna capire il nostro stato d'animo e che i nostri 11 leoni, compreso gli altri 15 calciatori, ci ascoltino e si stanno loro con la loro passione e noi con il nostro tifo di coronare il sogno che ci manca da 12 anni, 13 anni. Inter 76 anni e allora voglio che prima che muore un bar del Serie A. Ansia, c'è attesa e c'è soprattutto speriamo di festeggiare questa Serie A benedetta. Orecchiette biancorosse per gridare forza Bari. Per tifare la nostra grande Bari. E che altro vogliamo? Dobbiamo fare sempre la forza, se no qui che facciamo? Non vinciamo, vinceremo. Vinceremo e il segreto saranno le orecchiette. A colori, quelle a bianco e rosso, come il nostro colore dello scudetto del Bari, no? Un saluto agli amici di TRM. Riprendiamola, la nostra Bari. Vai, auguri. Bari!